Record storico del gas, 339 euro al megawattora. Europa pronta a riunione d'emergenza, il governo studia nuove misure. La crisi energetica al centro del confronto politico, partiti al lavoro sulle proposte per contrastare il caro bollette. Ucraina ancora a rischio, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, scambio di accuse tra Mosca e Kiev, l'Unione Europea chiede l'immediata ispezione della IEA. Vola in testa alle classifiche il podcast di Meghan Markle, ecco la vera me, dice, e non risparmia qualche frecciata alla famiglia reale. Si intitola Sono, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in duetto con la star spagnola del pop Alejandro Sanz, un inno all'amicizia e alla fiducia in se stessi per ritrovare slancio nei momenti difficili. Nuovo record del prezzo del gas, oggi chiude a 339 euro al megawattora verso summit urgente dei ministri dell'Unione Europea. Emergenza energetica, pressing dei partiti per provvedimenti urgenti nei programmi, misure per imprese e famiglie, Meloni, aumento del 50% dell'assegno unico. Il TG2 in Finlandia, dove è in funzione la prima centrale nucleare di terza generazione, con altri quattro impianti produce quasi metà dell'energia elettrica, il resto generato dalle rinnovabili. Ricollegata all'elettricità, la centrale di Zaporizhzhia ha scongiurato per ora rischio nucleare. Secondo la BBC, la Russia brucia 10 milioni di euro di gas al giorno. Un fulmine uccide l'industriale Alberto Balocco e un suo amico mentre erano in bici sul colle della Sietta, a pochi chilometri dal Sestriere. Tutto pronto a Venezia per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, cerimonia a San Zaccaria, poi ricevimento sulla blindatissima Isola delle Rose. Nuovo record, 339 euro al megawattora. Allo studio del governo provvedimenti urgenti, sostegni per le imprese, misure per l'occupazione. L'Unione Europea convoca una riunione dei ministri dell'energia. Letta, bene vertice dell'Europa, ora serve coraggio. Salvini, rischiamo razionamenti se il prezzo non scende. Fratelli d'Italia frena sul rigassificatore di Piombino. Inchiesta BBC, la Russia brucia il gas che non esporta, in fiamme ogni giorno milioni di metri cubi ai confini con la Finlandia. Ancora preoccupazione per la centrale di Zaporizhzhia. Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per i vaccini contro il Covid. L'accusa, violano i nostri brevetti, hanno copiato il farmaco a tecnologia mRNA. Resta in carcere per l'omicidio della ex Giovanni Padovani. È polemica sulla mancanza di provvedimenti dopo la denuncia, come già nel caso di Alice Scagni, uccisa dal fratello a Genova. Inondata dai commenti sessisti dopo la foto con le medaglie, Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato al TG3, dice: denuncio per spronare chi subisce in silenzio, sono un esempio per tante bambine. L'Europa ha la canna del gas, mentre gli stati preparano piani di austerity per l'autunno, Mosca preferisce bruciarne più di 4 milioni e mezzo di metri cubi al giorno, mandando in fumo 10 milioni di euro. Lo documenta la BBC e mostra l'intensa fiammata che arriva dall'impianto di Portovaglia del gruppo Gazprom al confine con la Finlandia. Uno spreco e un danno ambientale che accelera lo scioglimento del ghiaccio artico, mentre il prezzo del gas raggiunge un nuovo record, 339 euro. Intanto lo spaventoso rincaro dell'energia strozza la nostra filiera alimentare. Dai campi alla tavola, a rischio 575 miliardi di cibo italiano, un quarto del PIL nazionale, una catena che impiega 4 milioni di lavoratori, 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari. Coldiretti lancia l'allarme, una su 10 rischia di chiudere. Il tema entra di prepotenza in campagna elettorale, nel centrodestra come a sinistra. Berlusconi: servono ristori, ma anche rigassificatori e nucleare pulito. Letta: subito un decreto su rinnovabili e credito d'imposta.
posto che la signora dovrebbe raccontare la sua filastrocca a chi si spacca la schiena da 40 anni. Matteo Salvini si scontra ancora una volta con Elsa Fornero, insiste contro la tagliola delle pensioni a 67 anni che scatta con l'inizio del 2023. Il leader della Lega rilancia la quota 41 riferita al periodo di contribuzione, definita un diritto sacrosanto, spinta anche sulla flat tax, la allargheremo. Il caso di Alessandra, la donna di Bologna uccisa dall'ex a martellate. Il 27enne accusato non ha risposto al GIP nell'interrogatorio di garanzia. La denuncia presentata a fine luglio dalla vittima non è bastata ed è polemica sul mancato intervento e sull'attuazione del codice rosso. Mentre il ministero fa partire gli ispettori, il capo della procura afferma che è stato seguito l'iter di legge, gli accertamenti fatti partire da un PM che poi ha seguito il caso dalle ferie. Non abbiamo nulla da rimproverarci, assicura ai microfoni delle TG4. E poi c'è la tragedia di Alice, 34 anni, mamma di un bimbo, assassinata un anno fa a coltellate sotto casa a Genova dal fratello. A nulla sono valse le numerose denunce e richieste d'aiuto dei genitori per il figlio violento. Quella sera il padre, intuendo il pericolo, aveva chiamato il 112. Sapete cosa ci hanno risposto? Racconta la madre. Non facciamo la tragica. La mattina prima ero passata in commissariato, era festa e mi hanno detto ripassi domani. 8 medaglie conquistate agli europei di nuoto di Roma e una foto sui social per celebrare le vittorie, ma la reazione è un diluvio di insulti sessisti e volgarità per la posa scelta. L'azzurra del sincronizzato Linda Cerruti non ci sta e si ribella, sono basita e schifata. Sono un'atleta e faccio sport alzandomi alle 5 di mattina, il mio corpo è l'argomento principale di cui parlare. La rabbia della campionessa non si ferma alle parole, basta con le offese, ho segnalato tutti i comportamenti inopportuni. In prima pagina le ipotesi e le proposte italiane ed europee per difendersi dal prezzo del gas che ogni giorno fa registrare un nuovo record. Senza freni la corsa del gas che raggiunge il nuovo record storico di 339 euro al megawattora. Una situazione insostenibile per famiglie e aziende. Governo al lavoro su un nuovo decreto che dovrebbe tra l'altro prorogare gli sconti sui carburanti e rafforzare i crediti d'imposta per le imprese. E in tutta Europa si parla ormai apertamente di razionamenti. Berlusconi, ho chiesto per primo un intervento urgente al governo, si faccia in fretta. Salvini, subito un piano di emergenza nazionale da decine di miliardi. Meloni rilancia la necessità di un sostegno alle famiglie. Letta, subito un intervento drastico per un tetto al prezzo dell'energia, ne va della tenuta del paese. Calenda e Renzi, fondamentale il rigassificatore a Piombino. Prima il grano, poi il gas e il ricatto di Mosca corre sul filo dell'incubo nucleare, ancora a scambio d'accuse con Kiev sugli attacchi alla centrale di Zaporizhia, attesa per la prossima settimana la missione degli ispettori dell'Agenzia Atomica. Una guerra che si combatte anche nelle borse di tutto il mondo a colpi di speculazioni. Un tragico incidente in montagna è costato la vita ad Alberto Balocco, 56 anni compiuti ieri, presidente dell'industria dolciaria fondata dal nonno. L'imprenditore sarebbe stato colpito da un fulmine mentre stava facendo un'escursione in mountain bike nel torinese. Insieme a lui ha perso la vita un amico lussemburghese. Pioggia e grandine, ma anche temperature sopra la media. Meteo incerto sul secondo fine settimana di rientro dalle vacanze. Oggi traffico intenso, domani e domenica da bollino rosso. I consigli degli esperti per chi vuole rimettersi in forma, dall'alimentazione all'attività fisica. Donano amore incondizionato ma salvano anche vite, scovano dispersi o bombe. È la giornata dei cani che si confermano ogni giorno i nostri migliori amici. 6 milioni quelli che vivono nelle case italiane, troppi quelli abbandonati in strada o lasciati nei canili. Si estende a tutti i settori produttivi, pesanti ripercussioni anche sulla filiera agroalimentare che vale quasi 600 miliardi e dà lavoro a 4 milioni di persone, ma dai campi alla tavola gli aumenti pesano e anche il presidente di Coldiretti lancia un appello al governo, servono interventi concreti e servono subito.
E mentre l'Europa fa i conti con i prezzi alle stelle e razionamenti, oggi il costo del gas ha raggiunto la cifra record di 339 euro, la Russia ne brucia enormi quantità nell'impianto di Portovaia, vicino al confine con la Finlandia. Gas destinato alla Germania è rimasto invenduto dopo la chiusura del Nord Stream, secondo la BBC. Ogni giorno va in fumo combustibile per circa 10 milioni di euro. Non è un caso di mala giustizia, ci siamo attivati subito, ma troppe cose non funzionano. Così il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, sulla vicenda del femminicidio di Alessandra Matteuzzi. La donna aveva denunciato l'ex compagno Giovanni Padovani a luglio. L'alto magistrato: non c'erano segni concreti di violenza. Sono schifata, non intendo tacere. Linda Cerruti, campionessa del nuoto artistico, commenta così l'ondata di insulti sessisti ricevuti per una foto sui social in cui mostra le 8 medaglie vinte a Roma nella classica posa del sincro. L'atleta: denunciare per cambiare questa società maschilista. A pochi giorni dal 25esimo anniversario della sua morte, Harry commemora Lady Di. Il ricordo del suo sguardo gentile, più passa il tempo, più diventa indelebile. L'occasione è un'iniziativa di beneficenza della sua fondazione, nata dagli insegnamenti di mamma Diana. Il duca di Sussex aveva 12 anni quando la principessa morì nello schianto nel tunnel dell'Alma. Un mese di luglio senza precipitazioni, ma ora tornano i funghi e sono molti di più rispetto all'annata deludente del 2021. In Veneto è boom di porcini più ricercati. La raccolta sta offrendo agli appassionati grandi soddisfazioni. Con le ultime piogge salgono le aspettative per settembre. I Coldplay tornano in Italia, 6 date a Milano e Napoli nel giugno dell'anno prossimo. È appena aperta la vendita, scatta la corsa ai biglietti, piattaforme in tilt, fan in attesa per ore sia online che alle rivendite. 280.000 ingressi venduti in poche ore, praticamente è già tutto esaurito. Non si arresta la corsa del prezzo del gas, oggi le quotazioni hanno toccato i 339 euro megawattora, in un anno l'aumento è stato del 530%. Il costo del gas trascina in alto anche il mercato all'ingrosso dell'elettricità, in Francia e in Germania si studiano nuove misure per rompere la spirale dei prezzi. La presidenza ceca dell'Unione ha annunciato una convocazione d'urgenza dei ministri dell'energia, probabilmente a metà settembre. E sul caro energia arriva dai partiti una richiesta unanime al governo: intervenire prima possibile con un nuovo decreto per aiutare aziende, famiglie. Draghi assicura il provvedimento allo studio dei tecnici, ma i contenuti sono tutti da definire, a cominciare da dove trovare le risorse per coprire le nuove misure senza ricorrere a uno scostamento di bilancio, che è nettamente escluso dal Presidente del Consiglio. È in atto una forte ingerenza della Russia nella campagna elettorale a favore della destra, lo denuncia Enrico Letta, che torna ad agitare l'ombra di Mosca sul voto del 25 settembre. Per il segretario del PD, se dovesse vincere il centrodestra, l'Italia rischia di finire fuori dal cuore dell'Europa. Accusa respinta al mittente dal centrodestra, da Letta solo propaganda che scredita l'Italia all'estero e sui mercati internazionali. Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato il rapporto dell'FBI sul clamoroso blitz nella villa di Trump a Mar-a-Lago. 14 delle 15 casse recuperate contenevano carte classificate e documenti top secret. Sarà il Dipartimento di Giustizia a stabilire se la sicurezza nazionale è stata compromessa, ha commentato Biden, che ha attaccato frontalmente Trump e i suoi alleati. Sono, dice, semifascisti. Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech sul vaccino anti-Covid. Lo scontro è sulla tecnologia mRNA, i cui brevetti sarebbero stati copiati. Un'innovazione che insegna al sistema immunitario a riconoscere un virus sulla base di parte del suo codice genetico. Intanto c'è uno studio italiano, revisione di ricerche internazionali, che afferma che gli antinfiammatori FANS sono efficaci contro i sintomi Covid se somministrati precocemente.